Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale, bentornati in questo nuovo video dove andremo ad affrontare l'argomento della fase competitiva di Keyforge. Più di una volta mi è stato chiesto di spiegare a grandi linee quali fossero le varie modalità di torneo che possiamo trovare all'interno del sistema competitivo di Keyforge. E infatti qui, oggi, in questo video, andremo a prendere in esame ogni singola modalità, dalla prima fino all'ultima, che può essere presente all'interno del circuito competitivo. Quindi partiamo subito. Vi auguro una buona visione. Questo video descrive i due formati del gioco organizzato di Keyforge, le 5 varianti principali che possono essere applicate a quei formati. Keyforge è un gioco di esplorazione e scoperta. Ciascuno dei formati e delle varianti seguenti offrono un diverso tipo di esperienza ai giocatori, mentre cercano di entrare in completa sinergia con il proprio mazzo e le diverse carte del gioco. Solitamente i round di torneo di Keyforge sono strutturati come incontri a partita singola con un limite di tempo di 35 minuti oppure come incontri al meglio delle tre partite con un limite di tempo totale di 90 minuti. Gli incontri a partita singola sono raccomandati per gli eventi serali, mentre quelli al meglio delle tre partite sono più adatti ai tornei organizzati nei weekend. L'organizzatore di un evento determina il formato e le potenziali varianti del torneo e sceglie se gli incontri saranno a partita singola o al meglio delle tre. Alcune varianti richiedono specificamente quest'ultimo tipo di incontri. L'organizzatore è invitato a comunicare in maniera chiara tutti i dettagli dell'evento prima dell'evento stesso, pubblicandoli sia online che fisicamente nel luogo in cui si terrà il torneo. Dopo questa piccola introduzione, passiamo nel cuore del video andando ad elencare quali sono i formati. Nel gioco organizzato di Keyforge esistono due formati, Arconte e Sealed. Ogni torneo utilizza l'uno o l'altro formato e ognuna delle varianti può essere usata come base per entrambi. Nel formato Arconte ogni giocatore porta un mazzo al torneo. Deve essere un mazzo Arconte di Keyforge ufficiale e non alterato che il giocatore ha ottenuto precedentemente o ha comprato all'evento stesso. Nel formato Sealed ogni giocatore riceve un nuovo mazzo al torneo, solitamente acquistandolo sul posto. I giocatori non sono autorizzati ad aprire i loro mazzi prima dell'inizio ufficiale dell'evento e sono invitati a non registrare il mazzo nel proprio account dell'app Master Vault fino al termine dell'evento stesso. Dopo aver aperto il mazzo, ai giocatori è concesso un po' di tempo per visionarlo e familiarizzare con esso prima dell'inizio del torneo. La modalità di gioco standard per entrambi i formati Arconte e Sealed è definita a mazzo singolo. In un torneo a mazzo singolo, ogni giocatore utilizza lo stesso singolo mazzo portato o ricevuto all'evento, a seconda del formato, per l'intera durata del torneo. Dopo aver visto quali sono i due formati, passiamo alle varianti, dicendo per prima cosa che le varianti sono facoltative e non devono essere utilizzate per forza in un evento. Tuttavia, rappresentano un modo interessante e divertente per dare una caratterizzazione ulteriore ai tornei di Keyforge, facendo sì che ogni singola esperienza sia percepita davvero come unica. Alcune varianti richiedono incontri al meglio delle tre partite o più di un mazzo per giocatore. Se nessuna delle varianti descritte in questo documento si sposa con il tema o le restrizioni di un particolare evento, gli organizzatori sono incoraggiati a creare le proprie varianti per venire incontro ai bisogni dei giocatori. La prima variante che andiamo ad incontrare è Adattamento, che ha come formati compatibili sia l'Arconte che il Sealed. Ogni round è giocato al meglio delle tre partite. Nella prima partita di ogni incontro i giocatori usano il loro mazzo. Nella seconda si scambiano il mazzo e giocano con quello dell'avversario. Se devono giocare una terza partita, i giocatori offrono dei vincoli per poter utilizzare il mazzo che ha vinto le due partite precedenti. Inizia il giocatore che ha portato quel mazzo al torneo offrendo 0 vincoli. Poi i giocatori si alternano a turno superando l'offerta dell'altro, finché un giocatore decide di non alzare ulteriormente l'offerta. Il giocatore che ha offerto di più usa quel mazzo per la terza partita, con l'ammontare offerto di vincoli applicato dall'inizio. La filosofia di questa variante è che i vincoli rappresentano una meccanica di bilanciamento inserita nella regola base di Keyforge. Possono essere utilizzati per far sì che i due mazzi, estremamente sbilanciati a livello di forza, possano sfidarsi in maniera più equilibrata.
Questa variante serve per enfatizzare l'abilità del giocatore piuttosto che la forza di un singolo mazzo e per dare la possibilità a ogni giocatore di poter esprimere la propria abilità indipendentemente dal mazzo usato. La seconda variante è l'asta, con formati compatibili soltanto in Sealed. Esattamente come per un normale evento Sealed, ogni giocatore compra e apre un mazzo prima dell'inizio dell'evento. A differenza di un normale torneo, tuttavia, dopo che tutti i giocatori hanno aperto e registrato i loro mazzi, questi vengono collocati su un tavolo. I giocatori vengono poi posizionati casualmente intorno al tavolo e successivamente l'organizzatore dell'evento seleziona casualmente un mazzo e ne dichiara il nome. Il proprietario di quel mazzo deve dare inizio all'asta offrendo 0 vincoli. Poi, in senso orario, gli altri giocatori possono fare un'offerta più alta rispetto a quella attuale oppure passare l'opportunità di fare ulteriori offerte per quel mazzo. Quando tutti i giocatori hanno passato, il miglior offerente vince quel mazzo per la durata del torneo e non potrà più fare offerte per alcun altro mazzo. Quindi, ripetere il procedimento per ogni mazzo. Quando un mazzo viene selezionato, se il proprietario di quel mazzo ha già vinto l'asta per un altro mazzo, il giocatore successivo in senso orario deve effettuare l'offerta iniziale di 0 vincoli per quel mazzo. I giocatori iniziano ogni partita del torneo con un ammontare di vincoli pari alla loro offerta più alta, relativo al mazzo che stanno utilizzando. Alla fine dell'evento, ogni mazzo viene riconsegnato alla persona che l'ha originariamente acquistato e aperto. La filosofia di questa variante è che il formato Sealed è di solito meno appetibile per alcuni giocatori, poiché hanno meno controllo sulle case o sulle carte da giocare. La variante Asta aumenta invece il controllo dei giocatori su ciò che utilizzeranno in torneo. In maniera simile alla variante Adattamento, l'asta di vincoli serve inoltre come meccanica di bilanciamento per equilibrare la forza dei mazzi. La terza variante è l'Inversione, con formati compatibili soltanto in Arconte. Ogni giocatore porta al torneo un mazzo con cui ritiene sia difficile vincere. In ogni round del torneo, gli avversari si scambiano temporaneamente i mazzi per quell'incontro e provano a vincere con il mazzo del loro avversario. La filosofia di questa variante è che tutti i mazzi sono in qualche maniera utili e questa variante rappresenta una divertente opportunità per un giocatore di evitare che i suoi mazzi meno performanti prendano polvere, utilizzandoli nel circuito torneistico. La quarta variante è la sopravvivenza, con formati compatibili sia in Arconte che in Sealed. Ogni giocatore entra nel torneo con 2 o 3 mazzi, il numero è determinato dall'organizzatore. I mazzi vengono classificati nell'ordine scelto del giocatore prima di iniziare il primo round. Ogni giocatore deve iniziare con il suo primo mazzo. Ogni volta che un giocatore perde un round, il mazzo con cui ha giocato è eliminato e non può essere usato per il resto del torneo. Quando un giocatore non ha più mazzi rimanenti, è eliminato dal torneo. La filosofia di questa variante è che caratterizza in maniera più peculiare i classici tornei a eliminazione. Quando a un torneo rimane un unico mazzo, si sviluppa un certo senso di eccitazione e sfida che sfocia in strategie più creative e rischiose, insieme a una certa soddisfazione qualora si ottenga la vittoria. L'ultima variante è la tripletta, con formati compatibili sia in Arconte che in Sealed. Ogni giocatore ha 3 mazzi che può utilizzare durante il torneo. In ogni round ciascun giocatore sceglie uno dei mazzi del suo avversario e lo vieta, rendendolo inutilizzabile per quell'incontro. Ogni round consiste in un incontro al meglio delle 3 partite. Quando un giocatore vince una partita, deve cambiare mazzo e usare il suo altro mazzo per il resto dell'incontro. Questo significa che un giocatore deve vincere una partita con ciascuno dei suoi mazzi non vietati per vincere l'incontro. La filosofia di questa variante è che offre ai giocatori varie opzioni e l'opportunità di impratichirsi nel valutare i mazzi sul momento. I giocatori hanno la possibilità di provare mazzi diversi in un periodo di tempo ristretto, compararne le performance e sviluppare i loro stili di gioco. In aggiunta, possono affinare la loro capacità nel prevedere il livello di minaccia del mazzo di un avversario al momento della scelta di quale mazzo sospendere. In più, questa variante è consigliata per i giocatori che hanno già una certa familiarità con Keyforge e con le diverse carte che si possono trovare nei mazzi. Se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, a lasciare un like, a condividere con i tuoi amici o più semplicemente a lasciare un commento. Mi auguro che il video ti sia stato d'aiuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!